Eccoci ragazzi, siamo appena arrivati all'interno di una villa, stiamo per entrare. Questa è la prima villa che esploriamo e speriamo di riuscire ad entrare. Adesso bisogna cercare di trovare un ingresso perché so che molti sono chiusi. Infatti questo ingresso è chiuso. Questo è l'ingresso. Poi porta ai piani sopra, ci servono le torce. Molto inquietante. Oh mio Dio, che ragnatela gigante. Ok. Pazzesco. Incredibile. Ma guarda quanti libri. Incredibile, questi libri sono antichissimi. Veramente bello. Guarda i quadri. Questa cosa sarà Bologna. È Bologna. Questa è la cucina. È la cucina questa. Guarda cosa c'è appeso. Ci sono ancora le pentole. Pazzesco veramente. Riposate. Qui ci sono delle scale. Ci arriviamo dopo però. Oh mio Dio. Incredibile. C'è un sacco di roba. Voglio vedere questo. Questo è del 93. Poi ci sono anche qua i quadri. Questa porta? Dove guarda? Vabbè, ci arriviamo dopo, passiamo, facciamo il giro da di là. Dove sono principale? Questo era tipo il salone. Sì, probabilmente l'ingresso era questo qui. Questa è la porta di prima. Intanto vediamo il piano di sotto. Comunque è bellissima sta villa. Ok, qui non c'è rimasto niente, a parte fascicoli, documenti. Ci sono solo un paio di delle scarpe, che tra l'altro sembrano anche abbastanza recenti per esse. Questo è una cosa antica. Cosa c'è scritto? Trattoria del cacciatore. È un menù? Sì. Bella vista, salmone. Bello. Un posacenere. Questo cos'è? Un'agenda. Anche qua mancavano dei quadri, c'erano dei quadri. Poi il piano di ragnatele. Il tetto è crollato. C'è un contenuto che mi portato. È veramente pieno di robe. Bellissimo, bellissimo veramente. E questo è solo il piano terra. Che cosa posso dire? Ah, guarda. Erano anche moderni. Non so quando sia stata abbandonata questa. Secondo me è molto tardi. Questo sarà tipo lo sgabuzzino, forse è dove c'è il quadro elettrico. Ma dove c'è il quadro? Ah, è un bagno, sì. C'è ancora la carta igienica? No. Anche qua è pieno di quadri. Veramente molto molto bello. Ed è un miracolo che ci siano ancora rimaste tutte queste cose.
Vabbè, in realtà non c'è niente di che. Io non ci entrerei con tutte queste ragnatele, sinceramente. Poi vedi tu. Anche qui, quadri. Che però ovviamente non sono originali, sono tipo delle stampe. Però dice collezione privata. Quindi, insomma, diciamo che un certo valore dovrebbero averlo. Qui cosa c'era, il terrazzo? No, non c'è il terrazzo, però comunque da fuori la mega ragnatela. Ma sono tutti quadri di Bologna, questo è Bologna. Il palazzo Caprara, tutti quadri di Bologna. Guarda, camera da letto. È piena di puzzle. Entra. C'è qualcosa dietro, però non riesco a capire cosa sia. Guarda quanti puzzle. Questo a te piace. Veramente bello. Questa è un'altra camera da letto. Un puzzle che sta cadendo. Questo sarà tipo il bagno di servizio. Oh, lo specchio è ancora intatto. Però la vasca non ti dico che schifo. Prendi questa pillola. E urlerai un po' meno. Ti porta via la vita senza me. Stai più sereno. Cos'è? È una cosa inquietantissima quello che c'è scritto qua. C'è ancora una stanza. No, ci sono ancora delle cose, incredibile. Ma questa villa probabilmente non è stata vandalizzata, se no avrebbero rotto tutto. C'è una cassettiera ed è da dove siamo entrati noi. C'è una cassettiera con ancora tutti i... Ci sono ancora gli asciugamani qua. E questo è un altro bagno. C'è una puzza, però mamma mia, c'è una puzza di pipì che non si respira. Sì, poi quando troverò delle informazioni sul perché è stata abbandonata e l'anno preciso, le pubblicherò. Ci sono dei puzzle per terra. Ah, adesso ci arriviamo lì alla porta. Passiamo di qua però. Ah, queste erano le scale che erano sotto. Qua c'è la Ferragni. Questi comunque sono tutti quadri famosi. Oddio, cos'era? Un piccione? Infatti questa casa è bellissima. È veramente un peccato. Yeah.
poi c'è la finestra che dà sul, dà sul giardino. Sì, non ci sono lì. Sì, ma sai quanto costerà questa villa? Questa qui era la porta che collegava le due stanze. È anche tanto sperduta la città, no? Ma infatti, cioè la città in sé è sperduta in realtà, non la villa. Però c'è il classico odore di pipì che c'era anche prima. Comunque è molto bella questa villa, veramente. Anche se fa un po' schifo, però... Oh mio Dio, c'è un piccione morto. Ok. Si fa abbastanza schifo, un pieno di merda. Non c'ho le scarpe. Ah, questa è la mansarda. Oddio. Regge? Che io ho un po' paura. Altri due letti, era tipo la camera degli ospiti forse. Tranquillo. Ah, mi piace tantissimo questo camino. È veramente bello. Incredibile quanto sia grande questa villa. Cioè, guarda. Oddio, ci sono troppi ragni qua. Non fa per me. E qua ce ne sono ancora. Questo cos'era? Portano molto carichi. Che è una sorta di deposito. C'è proprio un pieno di vino. C'è un colpo di bevendo, non so. Un'altra stanza. Guarda questo. Quello di cavallo. E un altro caminetto. Ma deve essere stato davvero bello vivere qua. Ok ragazzi, siamo appena scesi, siamo tornati nella sala d'attesa. Nel frattempo abbiamo fatto un po' di foto e adesso usciamo perché l'esplorazione è finita. Questa cos'è, la caldaia? Questa è tutta la villa, è il lato da cui siamo entrati. Adesso noi usciamo. Ci vediamo nella prossima esplorazione.